Siamo in diretta dalla Kermesse Treni di Parole, abbiamo altri 5 attori qui con noi che ci presenteranno le loro opere. Salve, buonasera a tutti, la mia opera è Storia di uno sceneggiatore, un'opera autobiografica, un insieme di corti proposti ad un regista, e praticamente è una storia di sogni, di paure, di incertezze che rappresenta un po' quella che è la generazione millennial Z di oggi. Salve, buonasera a tutti, sono Nicola Pace, autore di Intrecci. È un romanzo, per sintetizzare, andiamo a vedere il sottotitolo, tratti d'usuale e semideversione. C'è una storia assolutamente normale, una problematica in una coppia che non riesce ad avere i figli, che si intreccia con altre storie molto forti, molto, diciamo, abbastanza di spessore, e che sono praticamente delle cellule di una cellula, cioè degli agenti di una cellula terroristica. Chiaramente questa coppia non sa assolutamente di chi va a incontrare, non conosce queste persone, le conosce per quello che figurano, però non sanno quello che c'è dietro. La chiave di lettura è condensata in una breve frase che ho messo nelle prime pagine, e cioè: la vita è maiuscola e accentata, e nessuna ragione può spegnerne l'accento. Viva la vita! Sono Raffaele Caccavale, il mio libro è Campionato Mondiale dei Treni Superveloci, dopo la vittoria, festeggiamenti e la scoperta delle regioni d'Italia. E vuole essere un omaggio e un inno all'Italia. Si parlava prima di senso di appartenenza, ma tanti italiani non ce l'hanno questo senso di appartenenza. Abbiamo il 60-70% del patrimonio artistico-culturale mondiale. E molti siti archeologici sono lasciati, sono praticamente violati e depredati, e quindi questo libro è un percorso regione per regione, dove si parte dalla geografia, i monti, i mari, i laghi, la cucina, è un percorso lungo l'Italia. E si va attraverso il treno. È anche divertente come romanzo, perché ci sono dei personaggi che fanno molto sorridere, e questo è il senso del libro. È l'augurio che gli italiani siano un po' più protettivi verso il nostro patrimonio e verso l'italianità, perché in questo libro scopriamo tante cose che tanti reputano che siano straniere, ma sono italiane. Quindi viva l'Italia. Salve, il mio nome è Eufemia Petracci e il mio libro si intitola Il piacere di vivere ancora. E il succo sta nel sottotitolo La forza dell'amore, perché è proprio grazie all'amore che i protagonisti riescono a trovare soluzioni alle loro purtroppo vicissitudini negative. E che avranno poi però un epilogo positivo per tutti, perché dobbiamo pensare che tutti i problemi che affrontiamo nel corso della nostra vita non siano soltanto visti da con pessimismo, ma che la vita per tutti può avere anche i colori dell'arcobaleno, e non solo vivere di sempre cronaca nera e notizie brutte tutti i giorni. E quindi in questo libro tendo a sottolineare questi sentimenti che si stanno un po' perdendo, partendo un po' dall'amicizia, dalla solidarietà, dal volontariato, dalla disponibilità verso il prossimo, verso chi ha meno. E proprio in questo senso io ho scoperto il volontariato, sto partecipando come associata ad una onlus, raccogliamo fondi proprio presentando questo mio libro per proseguire il sogno di un ragazzo del mio paese che è morto
in seguito a un incidente di motorino, che aveva il sogno di, seppur giovanissimo, aveva già iniziato questo suo sogno di costruire, di fare dei, realizzare dei pozzi in Etiopia. E grazie ai suoi genitori, che da allora hanno portato avanti questo suo progetto, ne abbiamo realizzati 34 e io sono onorata di far parte di questa associazione. Grazie, grazie mille. Anche se non in concorso, abbiamo un altro libro. Sì, allora, buonasera, sono Vittorio Bagnasco. Ho scritto queste treni nave d'eroi nelle ferrovie nel centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Logicamente i nominativi sono di tutti i ferrovieri del settore navigante, però in particolare è la storia dei Liguri che hanno perso la vita combattendo. E la cosa più curiosa è che in quel tempo la ferrovia non gestiva solo le ferrovie, ma gestiva la navigazione mercantile. Quindi tutto passava nelle loro mani. Per cui anche il personale, logicamente quello non combattente, che erano marinai dell'esercito, della marina, poi tutto era un equipaggio ferroviario. Per cui penso che sia stato un elogio ai ferrovieri, che quando muoiono specialmente spesso vanno nel dimenticatoio, e questo non è giusto.